Salve a tutti e vlog numero 30. È incredibile, dopo così tanti episodi ancora non sono in grado di fare una cosa ordinata. Vabbè, pronti ad affrontare argomenti a caso? Partiamo con un canale, così non me ne dimentico. Allora, confezionato sullo stile di Ore di Orrore da un appassionato di film dell'orrore, vi straconsiglio Horror Maniac. Forse ho messo troppo orrore in una frase, non è molto invitante. Quello che mi ha colpito del canale è la partenza a razzo dello youtuber. Insomma, nonostante sia appena un iniziato del tubo, ha già tutto quello che gli serve: mezzi, strumenti e carisma. Seriamente, sembra che lo faccia da una vita. E visto che tecnicamente parliamo di incredibile ma vero, un diamante ancora grezzo, suggerisco di tenere gli occhi ben puntati su sto ragazzuolo, che in futuro potrebbe riservare qualche bella sorpresa. Trovate il link al canale di Horror Maniac qui sotto nella descrizione del video e... a scream! Alberto Castellana scrive: qual è la categoria di film che non riesci proprio a vedere? Beh, in generale i musical. Non sono brutti, solo che non mi piacciono. Come ad esempio nei film della Disney, d'animazione o non, quando c'erano le canzoni cercavo di skipparle se potevo. Poi ci sono i cinepanettoni e i film con protagonista Jerry Calà. Odio Jerry Calà. Lady Libro chiede: preferisci vedere un film doppiato o in lingua originale coi sottotitoli? Alcune volte un buon doppiaggio migliora il film, cioè basta vedere, non so, il carisma che Stallone ha ricevuto dalla voce di Ferruccio Amendola. Seriamente, guardateli in originale, Sylvester Stallone è terribile. Però, ancora più spesso, le traduzioni stravolgono le battute... Niente, per questa ragione in particolare preferisco guardare i film in lingua originale. Insomma, meglio Hold the Door di Trova un Modo, e chi vuole intendere intenda, gli altri in camper. Enrico Mille domanda: cosa ne pensi di quello che è successo al tuo collega Mr. Massi 81? Ok, è una domanda molto seria. Innanzitutto, chi è Mr. Massi 81? È un talentuoso videomaker che tratta principalmente, ma non solo, di anime in maniera comica, anime giapponesi ovviamente, e ultimamente ha avuto dei grossi problemi per quanto riguarda il copyright. In breve, gli hanno chiuso il canale, cioè anni e anni di lavoro sfumati perché la definizione di fair use non viene tenuta in considerazione e quello che è successo a lui potrebbe accadere in qualsiasi momento a tantissimi altri, anche a me. Il punto è che in questo caso rimaniamo nei limiti dettati dalla definizione di fair use perché il materiale protetto da copyright viene snaturato e riproposto, rimodellato per fornire un tipo di intrattenimento, un significato diverso da quello originale. Che cacchio ho detto? In breve, se carico integralmente un film su YouTube perché tutti possano guardarlo, ecco, lì sono da bastonare. Ma se io invece utilizzo le scene di suddetto film per costruire uno spettacolo comico, e quindi un intrattenimento diverso, ecco, rientro in zona fair use. Purtroppo YouTube si comporta come se fosse quasi tutto una violazione di copyright e commette errori su errori. Io stesso sono stato richiamato più volte e ho contestato presentando la definizione di poco fa, vincendo quasi sempre. Insomma, se mancano un paio di vecchie stroncature c'è un perché. Mr. Massi è una vittima di questo sistema fallimentare e non so se non ha avuto modo di contestare la questione o semplicemente non è stato ascoltato. Fatto sta che, per fortuna, ha deciso di tornare in pista e ha già aperto un nuovo canale, Mr. Massi 2.0, di cui vi allego il link qui sotto in descrizione di questo video. Su questo canale sta già caricando tutte le sue vecchie opere. Del resto è quello che farei anch'io. Shiny Dead mi scrive: assumi sostanze stupefacenti o mirabolanti per sopravvivere alla visione dei film che stronchi? Ci sono cose che non si possono dire apertamente, quindi cerca di seguirmi. Se ho messo a disposizione un account PayPal per ricevere delle donazioni, c'è un perché. Quella roba costa! Infine, Francesco Lorenzetti chiede: hai mai visto Dragonheart 2? Se no, pensi di stroncarlo? Oddio, deve essere la versione fiorentina. Dragonheart 2? Scherzi a parte, non l'ho mai visto, ma so che è bruttarello e... Ascolta Francesco, sono rimasto minuti a pensare a questa cosa, cerca di capire. Se mi scrivi, hai visto questo film? Se sì, lo stroncherai, dico che ha un senso. Fin qui ci siamo? Ora, se non lo hai visto, pensi di stroncarlo? Chiudiamo qui la screen di oggi. Vi ricordo che potete chiedermi tutto quello che volete lasciando un commento qui sotto questo video. Basta che precediate l'intervento con l'hashtag #AskScream. Ah, piccola puntualizzazione. Se vi chiedo sotto questo video, non sotto altri video, c'è un perché. Insomma, ritrovare le vostre domande sotto un vlog, sì, è fattibile. Scovarle a destra e manca è un parto. Passiamo finalmente all'angolo degli indizi, finalmente si ricomincia. Per indovinare in anticipo il titolo del prossimo film, il capo ha pensato bene di presentarvi questo... Ma cos'è questa roba? Ma pensa a fare il tuo lavoro! Presenta l'indizio e basta. Va bene, allora abbiamo due uccellini in mare e... Ah, ho capito, ma è Surfing Bird, ma è una canzone, quindi non dategli retta. Alla prossima!